Allora, stasera vedremo un breve approfondimento su un'idea che in realtà io ho citato più di una volta e che avevo già trattato, perché in realtà lo Sri Lanka l'avevo già trattato parecchi mesi fa. Comunque, ieri sono riuscita a trovare un breve approfondimento giusto per sapere qualcosina in più. Perché la Dea Patini è un'idea parecchio interessante dal punto di vista iconografico, perché la sua iconografia, anche se qui purtroppo non hanno messo l'immagine, però si trova comunque su Google Image. La sua iconografia è parecchio interessante perché ricorda molto l'iconografia di Lilith, cioè praticamente è una dea che viene rappresentata in piedi con in mano due anelli, e anche la stessa Lilith viene appunto rappresentata in piedi con in mano questi due anelli che probabilmente appunto erano gli anelli Shen. Allora, su questo libro, che è una guida turistica, però qui e lì contiene comunque delle note interessanti, io ho selezionato il paragrafo dove l'autore, che ha scritto appunto la guida, spiega un po' ai turisti la Dea Patini, che appunto è una delle dee più amate in Sri Lanka. E adesso appunto vi leggo l'approfondimento. Patini, il cui nome originario era Kannaki, è un'umile fanciulla indiana proveniente dalla città di Madurai che andò in sposa a tale Kovalan, consorte vagabondo con un debole per le danzatrici. A dispetto del grande fascino di Patini, l'irresponsabile Kovalan abbandonò sua moglie e si ridusse in miseria a causa di un amore impossibile, finché umiliato e senza più denaro tornò da Patini, implorandola di perdonarlo. La rendevole Patini lo accolse amorevolmente senza neppure pronunciare un solo rimprovero, gli consegnò i suoi ultimi averi, una cavigliera d'oro, affinché lui potesse venderli. Lo sventurato Kovalan fece come gli era stato detto, ma fu immediatamente accusato di aver rubato la cavigliera dall'orafo del re e fu giustiziato. Sconvolto dal dolore, Patini, così vuole la leggenda, si recò al palazzo reale. Si strappò uno dei seni, fece morire sul colpo il sovrano e poi ridusse il suo palazzo in cenere, prima di essere condotto in paradiso come una dea. Allora, questa è un'idea che in realtà è presente anche in altre leggende indù, cioè ci sono determinate divinità indù che in realtà agli inizi si pensava, ecco, cioè nel discorso della leggenda, si pensava che in realtà erano vere e proprie donne. Patini non è un caso isolato, perché comunque ci sono anche altre divinità femminili indù che sono state comunque, che in origine si dice che appunto erano delle donne che avevano fatto una tal cosa, e quella tal cosa aveva loro permesso di essere divinizzate. Molto probabilmente in realtà si trattava comunque di un culto degli antenati, in questo caso di antenate femminili. Ad esempio, per dire un'altra dea che in realtà agli inizi, cioè se voi studiate appunto la sua leggenda, il suo mito, all'età, in realtà agli inizi era considerata una donna mortale, era Renuka. Renuka, che è appunto una dea decapitata, perché nel mito di Renuka questa donna viene appunto decapitata. O altrimenti potrei citare anche Randall Mataji, mi pare che appunto sia un'altra divinità che in realtà agli inizi era una donna comune. Anche perché è comunque abbastanza, cioè diciamo, è un tipo di leggenda molto diffuso. Tra l'altro, anche qui il discorso del fatto che lei si strappa uno dei seni e con quest'atto praticamente getta questa maledizione sul sovrano, è comunque un qualcosa che troviamo anche in altre leggende indù. Ad esempio, per dire Bauchara, anche Bauchara era un po' connessa a quest'idea del fatto che diciamo, si era lacerata il seno. Quindi è comunque un'idea che è diffusa proprio nella mentalità, comunque non solo induista, perché comunque l'idea dello smembramento è comunque in mitologia, è comunque presente anche in altre culture. Ad esempio, per dire, potremmo citare gli Egizi con la storia di Iside e Osiride. In origine il culto di Patini fu introdotto nel paese dal re Gajanbao nel secondo secolo a.C., ma raggiunse la sua massima popolarità durante il periodo di Kandy, quando i governanti indù del regno lo fecero rivivere e costruirono il tempio che le è dedicato a Kandy. Oggi Patini è oggetto di devozione in quanto rappresenta l'ideale della moglie casta e devota. Le donne incinte avranno il suo tempo per invocare il suo aiuto durante il parto, piuttosto singolare visto che Patini non ebbe figli.
ma la credenza vuole anche che protegga da malattie infettive come varicella, vaiolo e morbillo. Vi leggo giusto due note relative al tempio. Allora, il Devale di Pattini è il più essenziale dei quattro templi. Il culto della dea Pattini fu introdotto nell'India del Sud nel secondo secolo d.C. dal re Gajabahu, che regnò dal 114 al 136 d.C. Per le sue umili origini, Pattini è una divinità molto amata dalla gente meno abbiente dello Sri Lanka. La sua cavigliera d'oro, riportata dall'India da Gajabahu, secondo la leggenda, sarebbe conservata nel tempio, sebbene non si possa vedere. Ecco, tenete presente che entrando in questo tempio ci si trova davanti a un enorme fico, Quindi può anche essere che, ecco, che effettivamente Pattini in un certo senso fosse anche considerato una divinità arborea. Perché comunque se questo sovrano che si chiamava Narendra Singha ha praticamente piantato questo enorme fico dentro praticamente questa piattaforma del tempio, significa che probabilmente, anche se qui purtroppo non ci dice di più, comunque probabilmente può essere appunto che in realtà Pattini o fosse considerata anche una divinità degli alberi, oppure fosse in un certo senso considerata una divinità comunque protettrice o comunque della fertilità. Poi, vediamo un po' che altro dirvi. Ecco, tenete presente anche che sempre nel tempio di Pattini si trovano anche dei bassorilievi raffiguranti i simboli del sole e della luna, quindi anche questa la rende una divinità comunque anche astrale, perché comunque si era connessa probabilmente nella mentalità dello Sri Lanka, è stata connessa anche a questo discorso del sole e della luna, quindi comunque a tutti gli effetti ha anche un simbolismo astrale. Niente, allora direi di avervi detto tutto quanto si poteva dire. Ecco, tenete presente che in Sri Lanka comunque si adorano anche la dea Kali e Mariamman. Mariamman peraltro è un'altra dea che è più diffusa a Singapore. Io su Mariamman avevo fatto appunto tutto uno studio dedicato al tempio, ed è praticamente una divinità legata alla pioggia, o comunque anche a questo discorso del proteggere dall'epidemia, che appunto è molto amata in Singapore. Niente, allora direi di avervi detto tutto quanto si poteva dire sullo Sri Lanka, comunque su questo che ci interessava. Allora, penso che appunto sia un approfondimento interessante, perché comunque adesso al di là della leggenda, che comunque la vorrebbe come una donna, questa donna che comunque si è sacrificata ed è stata di conseguenza divinizzata, è comunque una storia che ci permette di poter fare diverse ipotesi interessanti, appunto la prima ipotesi, la prima osservazione che possiamo fare è appunto quello del fatto che comunque in India o comunque anche nello Sri Lanka, nelle zone attigue, si praticava comunque un culto degli antenati e anche delle antenate donne, che appunto spesso venivano divinizzate. Poi c'è comunque questo, diciamo, questo particolare del fatto che lei è associata a questo discorso delle cavigliere, dei cerchi. Ed è rappresentata nella stessa posa come viene rappresentata Lilith. Anche questo è un particolare interessante. Tra l'altro, poi in un mio video dicevo che secondo me la stessa Lilith era comunque di origine dravida, prima che non essere di origine sumera. I dravidi sono stati, diciamo, i primi abitanti dell'India. Poi c'è anche questo discorso appunto del fatto che è tipico comunque anche di altre culture, dello smembramento, quindi del fatto che appunto lei, smembrandosi il seno, riesce comunque a far morire questo re ingiusto. E potrebbe anche essere, questa è una mia ipotesi, potrebbe anche essere che effettivamente probabilmente ci fosse anche agli inizi un qualche rito cruento, dove può anche essere che effettivamente le donne, arrivassero ad un discorso quasi di sacrificio, o forse si mutilavano il seno. Ecco, potrebbe anche essere un'ipotesi, interessante, perché comunque i sacrifici umani sono attestati in tutte le civiltà e era una pratica comune.
E per di più sembra che anche in India, similmente ai Celti, comunque ad altri popoli, come ad esempio potrebbero essere certi Indios, delle zone dell'Amazzonia, in realtà praticassero anche una decapitazione rituale, cioè quindi praticamente alle persone che venivano sacrificate o che volevano essere sacrificate, perché molto spesso comunque le persone si offrivano spontaneamente per i sacrifici, può anche essere che forse effettivamente venissero decapitati. E qui ci potrebbe appunto essere un po' questo indizio, ecco, del potere, un'ipotesi, potrebbe essere che effettivamente la storia di Patton in realtà nasconda anche un elemento, un indizio che ci porterebbe appunto a parlare anche di sacrifici umani o comunque di smembramenti. Qui lascerebbe intendere che appunto erano volontari, probabilmente c'erano comunque delle donne che diciamo, per tutta una serie di motivazioni e di credenze potrebbe essere che effettivamente arrivassero anche a automutilarsi il seno. Peraltro non è una cosa che ci deve stupire perché questa cosa la facevano anche gli uomini. Ad esempio nel culto a Cibele, i sacerdoti di Cibele si autoeviravano, cioè si mutilavano dell'organo genitale maschile, addirittura poi durante una processione pubblica, quindi in realtà diciamo, nella mentalità arcaica di tutti i popoli, ecco, comunque in tutte le culture, c'era un po' comunque questa idea non solo del sacrificio umano, ma anche dello smembramento di una parte del corpo, in questo caso ad esempio il seno. Però se avessimo parlato ad esempio dei sacerdoti galli della dea Cibele, ad esempio avremmo parlato di evirazione, quindi comunque in realtà probabilmente c'erano dei riti distinti sia per gli uomini che per le donne, magari appunto gli uomini si mutilavano dell'organo genitale, mentre invece le donne probabilmente si mutilavano comunque del seno. Tra l'altro in realtà questa stessa cosa è stata contraffatta, ecco, è stata poi comunque in un certo senso annacquata col discorso della circoncisione ebraica, che appunto voi sapete che per gli ebrei è molto importante questo discorso della circoncisione del pene, quindi in realtà anche quello, ad esempio, è appunto in realtà un annacquamento probabilmente di un'offerta rituale che contemplava anche il sacrificio umano, comunque per dire forse anche forme di mutilazione, si potrebbe addirittura fare questo parallelo, perché comunque ad esempio la legge dell'Antico Testamento permetteva, per dire, la legge del taglione, ecco. Permetteva comunque ad esempio che una donna che avesse toccato i genitali di un uomo che non era un suo marito durante una rissa venisse amputata della mano, quindi comunque anche questo sono tutti particolari che ci portano appunto a parlare nell'antichità delle forme appunto di smembramento, comunque di decapitazione rituale. Niente, direi di avervi dato tutto quanto si poteva dire. C'è un po' quest'altra cosa interessante sul fatto che comunque Patteni viene appunto considerata una dea vergine, cui però le donne richiedono la protezione per quanto riguarda il parto, comunque il discorso della gravidanza, e questo accomuna Patteni a un'altra dea vergine a cui comunque veniva chiesto la protezione per quanto riguarda il discorso della gravidanza, che era Artemide, che appunto le partorienti. Le donne in gravidanza si rivolgevano ad Artemide, sapete appunto Artemide, la dea vergine de greca delle selve, che appunto in realtà aveva un po' questo duplice aspetto: da una parte era la dea vergine, quindi comunque non toccata da mano maschile, non penetrata da uomo, però dall'altra era anche appunto la protettrice della procreazione, quindi comunque delle donne che erano rimaste incinte, che appunto poi si rivolgevano ad Artemide. Quindi c'è un po' questo duplice aspetto del collegare la verginità ad un discorso anche comunque da una parte comunque di protezione della gravidanza, quindi della procreazione, dall'altra invece anche un discorso di morte. Abbiamo appunto visto che qui per dire Patteni è comunque una donna che nella storia si è sacrificata, ecco, in maniera diciamo abbastanza cruenta. Quindi anche qui c'è un po' questo collegamento e peraltro sempre Artemide, appunto, cioè in Artemide c'è comunque anche quest'altro aspetto della verginità associata ad esempio alla crudeltà, perché comunque Artemide era una dea che molto spesso era anche vendicativa, era comunque una dea che aveva anche un aspetto irato.
ed era comunque connessa all'attività cruenta della caccia, quindi comunque questo discorso dell'equilibrio tra preda e cacciatore, tra morte e vita. Niente, allora direi di avervi dato tutto quanto si poteva dire. Allora, questo argomento lo farò comunque uscire per PDF, anche se a dir la verità io sullo Sri Lanka avevo già fatto uscire un PDF, penso anche 2 o 3 anni fa. Nel PDF che comunque rifarò uscire ci metterò comunque dentro anche questo discorso di pattini, e poi magari qualche altra notizia, presa qui e lì. Ad esempio, volendo, potrei leggervi anche il discorso della regina, vediamo se riesco a leggervelo brevemente. Tanto per concludere. Ecco, ad esempio, per dire, in Sri Lanka è stato comunque un paese, diciamo, governato dagli uomini, quindi comunque da sovrani. Però tra tutte le figure storiche si può fare comunque il nome di questa eroina, la regina Viara Maha Devi, che praticamente, secondo la leggenda, il padre di Viara Maha Devi, un certo re Tissa di Kelania, aveva ingiustamente condannato a morte un monaco buddista. Quando fu pronunciata l'infausta decisione, le acque dell'oceano si sollevarono e minacciarono di sommergere il suo regno. Le onde si sgonfiarono solo quando il re sacrificò al mare la sua pia e bellissima figlia, ponendola in una fragile imbarcazione che abbandonò tra i flutti. La coraggiosa principessa, che aveva ubbidito senza ribellarsi al padre per il bene del suo regno, fu portata lontana dalle onde e infine fu deposta a riva Kirinda, vicino a Tissa. Ecco, praticamente arriva qui e il re di quel luogo, che si chiamava Cavantissa, sopraggiunge mentre la graziosa principessa era ancora assopita nella sua imbarcazione. Se ne innamorò perdutamente e la sposò immediatamente. E da questa unione è nato Dutugemmuno, che è praticamente uno dei grandi, diciamo, dei grandi eroi della storia singalese. Non si sa quale sia il significato simbolico del viaggio per mare di Viara Maha Devi. Ecco, anche se tenete presente che addirittura qualcuno ha parlato addirittura di tsunami, ecco, può essere che probabilmente questa leggenda fosse appunto in realtà una sorta di spiegazione che loro si erano dati secoli fa per spiegare anche questo discorso dello tsunami. In ogni caso, qualsiasi sia l'origine della leggenda, il suo scopo fu quello di fornire al più potente re guerriero singalese origini mitiche di buon auspicio e di dare vita alla prima grande matriarca dello Sri Lanka. Tra l'altro anche nella Bibbia c'è questo discorso di sacrificio femminile che però in realtà non ha lieto fine, che è quello della figlia di Jefte, che è una delle vicende più, diciamo, più strambe di tutta la Bibbia, insieme allo sposo di sangue, e che ha, diciamo, vari esegeti, vari studiosi hanno tentato di spiegare con un discorso comunque sempre comunque di sacrificio femminile, rituale, che probabilmente serviva comunque a soddisfare, ecco, a pagare una specie di tributo al dio della guerra, appunto, il dio della guerra Yahweh. Anche se ovviamente, vabbè, il discorso della figlia di Jefte, diciamo, ci sono varie ipotesi e varie spiegazioni. Comunque sia, anche qui, come vedete, così come nello Sri Lanka, da un punto di vista di origini mitologiche abbiamo un po' questo discorso del sacrificio di questa donna, che comunque poi in realtà c'è un lieto fine, perché lei in realtà non muore sacrificata in mare, ma viene comunque sposata. Per dire, anche in altre culture potremmo comunque trovare questo discorso del sacrificio femminile. Ad esempio, ho citato la figlia di Jefte, ma potrei anche citarvi ad esempio la leggenda albanese del castello di Rozafa, che avevamo appunto visto che anche quel castello lì si diceva che le antiche mura fossero state praticamente edificate dopo il sacrificio di questa donna che praticamente si era immolata. Tra l'altro, mi pare che anche a Laos, ecco, a Laos c'è un diciamo una storia simile di un sacrificio femminile dove appunto per edificare questo palazzo praticamente si è sacrificata volontariamente questa donna che si è gettata giù nelle fondamenta, addirittura per farsi schiacciare dalle colonne. Quindi anche queste sono un po' delle storie che lascerebbero intendere che
agli inizi, molto probabilmente, quando comunque venivano edificati i templi piuttosto che i palazzi, si praticava comunque il sacrificio umano, probabilmente femminile. Niente, allora direi di avervi dato tutto quanto si poteva dire sullo Sri Lanka. Ovviamente, ripeto, queste cose le faccio comunque uscire in PDF, quindi comunque chi poi se le volesse avere per iscritto, come al solito, può trovarle appunto, le troverà comunque caricate in PDF. Lo concludo qui, ringrazio le persone che hanno ascoltato il video, spero che vi sia piaciuto.